Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della sessualità nella terza età. Affronteremo questo argomento insieme al dottor Attilio Guerani, che è ancora una volta in collegamento con noi da Roma. Buonasera, dottore, ben trovato. Buonasera a voi e grazie per il rinnovato invito. Grazie, dottore, è sempre un piacere averla qui. Quindi, durante la terza età, dottore, si modifica l'espressione della sessualità? Certamente, perché la sessualità, nella terza età avvengono delle modificazioni fisiche e fisiologiche che comportano un cambiamento, una riduzione di tutta quella che è l'efficienza fisica del paziente maschile, stiamo parlando ovviamente. Tutto questo poi diciamo, riversa in senso negativo anche sulla funzionalità sessuale, sulla funzione dell'erezione. Tuttavia, generalmente, se il paziente è un paziente sano, queste sono modificazioni che consentono comunque una soddisfacente attività sessuale. Cosa diversa invece è il paziente che è affetto da patologie di varia natura, vascolari, ormonali. Cito per tutte il diabete, così come l'ipertensione o le arteriopatie sclerotiche, che effettivamente invece possono causare un vero e proprio deficit erettile che può impedire o comunque rendere estremamente difficoltosa l'attività sessuale perché limita moltissimo la capacità di erezione. Sono due situazioni francamente diverse. In questi ultimi anni, in quest'ultimo ventennio, chiaramente. Diciamo, la richiesta in questo senso è aumentata. Vuoi perché sono usciti i nuovi farmaci proerettili alla fine degli anni 90, che quindi hanno consentito un miglioramento della funzionalità sessuale a tutte le età, compresa la terza età. Vuoi perché ci sono state, diciamo, un cambiamento anche nella società, per cui si sono formate coppie con uomini che non sono alla soglia della terza età e donne decisamente più giovani, quindi aumentando la necessità e la richiesta di un'attività sessuale adeguata. Dottore, di solito il primo bilancio quando si tratta di una nuova problematica di salute viene fatto dal medico di famiglia, il medico di medicina generale. Successivamente, a chi bisogna rivolgersi? Allora, guardi, è corretto perché in realtà il medico di medicina generale in questo senso diventa e un confidente e un medico che conosce a fondo tutta la situazione medica del paziente e quindi sicuramente a lui che si rivolge in primo luogo il paziente. Il compito del medico di medicina generale, diciamo, cessa nel momento in cui il medico stesso riconosce di non avere le competenze adeguate per trattare un paziente affetto da una vera e propria disfunzione erettile. Viceversa, nel caso in cui si tratta di consigliare al meglio un paziente anziano che ha delle fisiologiche modificazioni solamente per migliorare la sua funzionalità sessuale, direi che già dal medico di famiglia si può svolgere questo incontro che in realtà è più che altro un counseling. A volte per esempio, ci si trova di fronte a coppie coetanee, per cui la diminuzione del desiderio del maschio della funzione erettile incontra dall'altra parte una riduzione notevole o una perdita del desiderio da parte del partner femminile, che fa sì che la problematica possa essere sentita in misura decisamente soft, direi, addirittura a volte se non crea disagio nella coppia. Probabilmente non va neanche affrontata, in questo caso è solamente il medico di famiglia che deve, diciamo, indagare e consigliare la coppia. Nel caso in cui viceversa si debba approfondire il discorso perché ci si trova di fronte a una disfunzione erettile creata da patologie e addirittura creata a volte da stili di vita sbagliati, per cui già a volte correggendo questi stili di vita si può migliorare la situazione. In quel caso, probabilmente l'intervento dello specialista assicura una condotta, diciamo, più efficace. Quindi, dottore, quanto influisce la tipologia di coppia, che si sta rivolgendo al medico, in questo caso allo specialista? Diciamo che influisce moltissimo. Come le avevo accennato, avevo già fatto l'esempio di una coppia coetanea o quasi.
in cui il problema potrebbe essere un problema e potrebbe non esserlo, e comunque nel caso in cui lo è, lo specialista si può limitare a dare indicazioni per una terapia di supporto alla funzione erettile qualora sia, diciamo, evidente che il paziente non ha grosse patologie alla base del problema. E una situazione completamente diversa è quando lo specialista si trova di fronte a un paziente che è alle soglie della terza età o nella terza età, ma che per motivi sociali diversi, separazioni, divorzi, vedovanze, eccetera, si è trovato di fronte ad avere una coppia con una partner decisamente più giovane, a volte anche la differenza di età, anche i 20 anni, i 5 anni, e qui la necessità chiaramente è maggiore, perché la richiesta da parte della partner di attività sessuale è senz'altro certo maggiore di quella che potrebbe esprimere il paziente. Allora anche qui, diciamo, se ci si trova di fronte a un paziente con una funzionalità sessuale adeguata alla sua età, che va solamente migliorata, possiamo tranquillamente suggerire l'ausilio di farmaci cosiddetti proerettili, che sicuramente migliorano la funzione e quindi risolvono la problematica. A questi farmaci, in alcune situazioni, se il paziente non desidera rivolgersi a una terapia farmacologica, in realtà noi abbiamo parlato in passato più volte della terapia con onde d'urto a bassa intensità, che sicuramente in questa tipologia di pazienti che hanno un problema che principalmente riguarda l'invecchiamento del letto vascolare dei corpi cavernosi del pene, questo trattamento con le onde d'urto può essere tranquillamente sostitutivo rispetto ai farmaci da usare al momento del rapporto, può creare un ringiovanimento del tessuto vascolare del pene e quindi un miglioramento consistente di quella che è la funzionalità erettile del paziente. Viceversa, quando il medico si trova di fronte a un paziente che con coppia, diciamo, ricostituita con partner più giovane, ma un paziente affetto da diverse patologie, diabete, ipertensione, eccetera, che possono danneggiare la funzione erettile, lì il paziente va sicuramente consigliato al meglio, nel senso che bisogna far capire al paziente che l'equilibrio di tutte le sue patologie, cioè portare in equilibrio l'ipertensione, compensare il diabete, fare un'adeguata terapia per il letto vascolare, abbassare il colesterolo, eliminare il fumo, eliminare gli eccessi alimentari, aumentare un certo tipo di attività fisica quotidiana che non deve essere palestra, basta camminare, tutto questo può comportare già un miglioramento della situazione. Questo dovrebbe essere, secondo me, il primo approccio del medico: cambiare lo stile di vita del paziente e indurlo a curare adeguatamente le patologie. Dopodiché, se questo non ha risolto il problema, si deve approfondire con degli strumenti diagnostici che vanno a studiare sia l'assetto ormonale o la funzionalità vascolare del pene, e in conseguenza di quello che verrà fuori da questi esami poi instaurare una terapia adeguata. Quindi, diciamo, sia la tipologia della coppia sia la tipologia del paziente indicano strade diverse in questi casi. Benissimo, dottor Guerani, io la ringrazio sempre per la sua presenza qui ad Eccellenze Italiane e vorrei che lei sapesse che il suo contributo è veramente prezioso per noi. A presto, dottore. Grazie a voi, a presto. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.